È stata una vittoria importantissima, come ho già detto, secondo me da grande squadra, perché ancora una volta vincevamo 2-0 e ci siamo fatti rimontare di due gol, eravamo 2-2 e probabilmente, anche come forse è stato nella prima parte della stagione, queste partite alla fine non riusciamo a vincerle, invece oggi l'abbiamo vinta ho visto una cattiveria da parte di tutti i miei compagni di squadra che era una cosa incredibile e non ho neanche per un secondo pensato di non vincere la partita. È vero, tanto che ti abbiamo visto in campo ad un certo punto dare anche un po' di calma, no? Ai compagni, nel senso forse c'era non paura, ma fretta, no? Nel giocare troppo il pallone, magari non ragionare in momenti in cui la Roma forse poteva ragionare e registrare meglio la partita, il vantaggio. Ma sì, perché alla fine penso che la nostra forza sia quella di appunto giocare a pallone e non di buttarlo, forse quella è la forza di qualcun altro, sicuramente non la nostra e quindi dobbiamo cercare sempre di giocare. Poi è normale che insomma, durante le partite l'adrenalina, insomma, la voglia che ha anche uno di fare bene magari si rischia di perdere un pochino la cognizione del tempo anche perché alla fine abbiamo subito il secondo gol e c'era ancora tanto tempo per poter riuscire a vincere la partita, quindi l'abbiamo fatto, sono contentissimo perché era una vittoria veramente importantissima, abbiamo fatto tutti quanti una grande partita secondo me perché il Torino è un'ottima squadra e l'ha dimostrato, insomma non aveva mai perso prima di oggi fuori casa, quindi insomma ecco appunto una partita era da vincere, l'abbiamo vinta, è importantissimo. Sapevamo appunto che la loro forza era quella un pochino di metterla sul piano fisico e comunque dovevamo contrastare in qualche maniera, cercare di giocare la palla perché appunto, come ho detto prima, è la nostra forza e poi comunque bisognava anche contrastarli a livello fisico perché altrimenti ci avrebbero massacrato, quindi sicuramente è stata un'ottima prova perché per tanti di noi magari non è la qualità migliore, me compreso, so che devo migliorare tanto anche sotto questo aspetto. È normale che anche inizialmente forse la posizione nuova era il trequartista, non il mediano, forse siamo partiti un po' da qui, siamo andati un po' più avanti, ora siamo tornati un pochino più indietro, ma so che in questo momento è così e deve essere così perché comunque la squadra ne ha bisogno e quindi sono comunque contento di quello che stiamo facendo un po' tutti, al di là del ruolo, poi alla fine in campo ci andiamo noi e sappiamo quello che dobbiamo fare. Quindi è normale che giocare un pochino più avanti certamente mi piace di più perché posso svariare un pochino di più, però va bene lo stesso, anche da mediano posso riuscire ad alzarmi e ad inserirmi qualche volta. Partendo da un po' più avanti c'era sicuramente la possibilità anche di meno compiti tattici che uno ha, però comunque. Mi sto trovando benissimo anche ad essere tornato mediano, appunto comunque uno può svariare, può inserirsi, può muoversi, quindi l'importante è che ecco, come abbiamo fatto oggi, che abbiamo dimostrato di essere secondo me una grande squadra, che poi alla fine portiamo i 3 punti a casa anche con un po' di cattiveria che tante volte ci vuole. È una partita importante, sappiamo che è un'altra partita un po' come oggi, dove loro comunque cercheranno di metterla sul piano fisico perché è la loro arma più importante. Noi dobbiamo fare come oggi, giocare con questa cattiveria, non lasciando mai quelle che sono le nostre idee di gioco, palla a terra. E se giochiamo come oggi sono sicuro che il risultato sarà a nostro favore domenica.